giusto come scura, perché proprio dormì una notte, dovevo 5 minuti sopra, perché non si può dormire così. E soprattutto, voi che paghiamo l'affitto, se non paghiamo l'affitto ne butta fuori di coglioni. 29 anni che piove dentro questa stanza, hanno fatto tanti qui interventi, l'ultimo mi hanno messo fuori dei pannelli per riscaldare la stanza e piove dentro, piovono dentro. Allora noi abbiamo 10 gradi in stanza all'inverno perché abbiamo le finestre che non funzionano, non sono termiche. Certo, perché adesso forse è un po' asciutto, ma arriva fin quasi giù quando piove. No, si vede il segno della muffa dappertutto. E anche l'armadio è stato mangiato dalla muffa. Sì, ho cambiato i pannelli perché non si poteva neanche respirare. Pazzesco. Questa è la rabbia di chi da anni è costretto a vivere tra la muffa e le infiltrazioni. Sono gli inquilini di un palazzo dell'Ateri in via Camporese, quartiere Pertini, Mestre. Chiedono un intervento risolutore che non è mai arrivato. Dopo siamo cattivi gli altri. Però io richiamo ai miliardi. Giusto? E ne arriviamo a stare come bestie. Dal tetto e dal muro esterno filtra dell'acqua. La muffa in certi appartamenti ha divorato la parete. Fino a questo momento sono state utilizzate delle soluzioni tampone che ovviamente non hanno risolto il problema. I condomini pagano tutti regolarmente l'affitto, ma le risposte che da l'ente lasciano interdetti. Come a questo signore invalido al 100% che aveva chiesto la possibilità di sostituire la vasca con una doccia. Sono malato oncologico, in più sono stomizzato, ho la sacca e così non posso fare il bagno perché si andava dentro sul filtro. Certo. E questo mi hanno risposto che lo faccio a spese, dopo semmai loro mi rimborsano. E poi c'è chi si allaccia ai contatori rubando corrente e acqua, restando impunito. Non pagano, abbiamo provato a chiuderlo, hanno fatto un po' di casino. Ma che mondo è il mondo? Cioè, paghiamo le bollette, sbagliamo una cartella di Equitalia e vengono a sequestrarci la casa. Adesso risolviamo queste robe. In giornata c'è stato un sopralluogo da parte di Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Promette un intervento immediato. Noi abbiamo già fatto un'interrogazione in regione perché vogliamo sapere com'è possibile che si sia venuto a creare uno scandalo del genere e adesso immediatamente devono saltare fuori i soldi per rimettere a posto il tetto. Questi sono cittadini che pagano l'affitto, quindi pagano regolarmente l'affitto appena pagato proprio ieri e che appunto vivono in una situazione disastrosa.